Mentre costruivo casa mia, ho sentito un rumore. Ho sentito un rumore. Che diavolo era? Questo posto è veramente tanto buio. Ok, questa cosa è abbastanza strana, devo dire. Che caspita dovrebbe essere? Oh, che cosa sta succedendo? Ma cos'è questo rumore? Perché sta tremando tutto? No, 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 ti prego, basta. No, devo uscire, devo uscire, devo uscire. Mi avete lanciato la sfida di affrontare Lil Nugget. E io ho accettato con tutta la forza in mio possesso. Guardate il video fino alla fine. Ok, per fortuna ha smesso. Caspita, c'è sopra. Effettivamente, vedete, là c'è la luce della luna e sembra ci sia come una sorta di sfera in cielo. Quando sono entrato in questo posto parlavo in una maniera un po' confusa, perché non sono abituato a vedere queste cose su Minecraft. Ora, questa è una porta che non si può aprire. E qua però c'è un ascensore che va o sopra, no, o sotto. Perché è tutto così buio? Ok, ho potuto accendere la luce per fortuna. Ok, vediamo un attimo. Ah, qua c'è una chiave, forse è per la porta di prima la chiave, potrebbe essere. Andiamo a vedere perché ormai mi sto incuriosendo un sacco. Così, si è aperto, vediamo che cosa c'è qua. C'è un altro di questi cosi. Andiamo sotto. Spaventato da queste trappole, cerco di affrontarle nel modo migliore. Non posso andare su quei bordi rossi, perché c'è un muro invisibile. E qua c'è la Bloodstone. L'effetto della Bloodstone mi ha subito fatto capire che dovevo correre nell'altra stanza per toglierla. Ho deciso di proseguire questo percorso maledetto. Adesso arriva la parte più inquietante di questa storia. Qua c'è un GPS che mi dice di andare. Ah, vedete quella cosa in basso? Adesso non so se riuscite a vedere. Praticamente qua in basso c'è una cosa che dice 300 metri. Cioè, questo è praticamente un GPS che mi dice dove andare, praticamente. Non so esattamente come funzioni e non so dove mi porterà, soprattutto. Cioè, ci sarà un motivo per cui io l'ho trovato, no? Quindi direi di seguirlo. In lontananza vedo delle luci ed è tutto notte, continua ad essere notte, però la luminosità adesso si è alzata leggermente, vi devo dire, il che è molto positivo. Madonna, raga, che inquietante. No, guardate quanto è inquietante. Cioè, è tutto buio. C'è tipo in mezzo al niente c'è questa cosa. Direi di entrarci. C'è un laboratorio, sembra uno dei laboratori SCP, solo che gli SCP non c'entrano assolutamente niente con quello che state per andare a vedere. Camminando in quei corridoi c'era come una presenza. Eppure non capivo che caspita era, perché era così inquietante questo posto. Qua ci sono, però continuano ad esserci porte. Questo mi sembra effettivamente molto strano. Qui non ci sono i label, notate, non ci sono tipo gli indicatori che dicono che tipo di SCP c'è qua? Dunis, non aprire. No! No, 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 no. Allora, questo qua non è un SCP. La cosa che ho appena visto non è un SCP. Praticamente si chiama Lil Nuggets e fa parte della famiglia. Sarebbe, tipo, avete presente il creatore di Sirenead? Ecco, lui. Praticamente Sirenead, Cartoon Cat. Ecco, c'è praticamente anche questo mostriciattolo molto piccolo di cui nessuno parla. Ma è terribile! Però non c'entra niente col mondo SCP. Scusate, ma se io lo brucio, perché effettivamente posso bruciarlo. Ma siete impazziti, cioè. Vabbè, siete pazzi, aiuto. Ma dove è finito? Scusate, andiamo a vederlo immediatamente perché sono molto curioso di vedere che fine abbia fatto. Magari è morto in modo così semplice, vi immaginate? Certo, come no. Ora, guardate cosa fa. Praticamente mi attacca perché questo coso è aggressivo. E guardate, ma il mio schermo. No, 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 no. Devo uscire, devo uscire, devo uscire. Ma questa parte non c'era prima o mi sbaglio? Cos'è? Cos'è che c'è in fondo? Non vedo niente. Cos'è successo? Oh, no, di nuovo. Questa è una scena veramente terrorizzante che a volte succede, purtroppo. Soprattutto quando sta per succedere qualcosa di veramente terribile. Quindi tenetevi pronti perché secondo me qua. Cioè, io vi avviso. Cioè, che non succeda niente mi sembra strano. Oh mio Dio. Ecco, vedete, già lo schermo inizia a sflashare. Madonna, ma perché devono succedere queste cose così strane? Poi guardate il buio che ti segue e cerca di come di mangiarti. No, no, no. E camminavo e camminavo e camminavo. Raga, io non so come dirvelo. Voi non l'avete visto perché c'è stato un taglio, ma io sto camminando da tipo 20 minuti. È da 20 minuti che continuo a camminare qui. Ma non succedeva niente, non trovavo niente. Ero confuso e spaventato, quindi continuavo a camminare sempre nella stessa direzione. A volte sembrava quasi che i muri si ripetessero. Forse era una sorta di maledizione, oppure i Lil Nugget sono delle adorabili e docili creature. Oh mio Dio! No, 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 no. Possono diventare dei mostri orribili. Se muoio adesso devo ritornare indietro.
Se muoio adesso, no, non posso morire. No, non posso. Quanti diavolo ce ne sono di questi tizi? Io tengo i blocchi in mano, eh. Se devo bloccare il passaggio, io non torno indietro, perché secondo me sono vicino. No, no. Brutto. No, 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 no. Fanno male, fanno male, fanno male. Mi sono chiuso, mi sono chiuso. Ok, forse funziona la strategia. Loro possono essere creati con differenti forme e colori. No, no. Porca vacca, raga, sti tizi. Cioè, sto per morire. Muori, stupido gattino. Vedete, raga, questi tizi sono terrificanti. Sono dei mostri, per quanto piccoli possano sembrare. Sono così forti che possono ucciderti immediatamente. Sì! C'è una porta, c'è una porta, c'è una porta. L'apro. Ok, questa è il portale della Twilight. Entriamoci immediatamente prima che qualcuno ci ammazzi proprio qui. Scusatemi, che cavolo c'entra Lil Nuggets con la Twilight Forest? Questa foresta non c'entra niente con questi esserini. Oh mio Dio! Eppure siamo qui. Ma sono dappertutto, hanno infestato tutto il mondo. Stiamo seguendo un filo, una storia veramente che ci porta a misteri infiniti. Allora, io devo entrare in questa casa per essere più al protetto. Tuttavia c'è un problemino che è rilevante, cioè è molto importante da tenere in considerazione. Questo problemino sono proprio loro. Allora, loro sono tipo dei guardiani che ci sono in questa foresta che è maledetta. Non so se la conoscete, ma la Twilight Forest è molto famosa. Oddio. Ehi, ehi, ehi. Vedete, vedete, vedete. Cioè, questi qua mi possono avvelenare e mi possono far fuori, raga. Quindi bisogna stare attentissimi. E poi ricordatevi che dietro di me ci sono sempre quegli esserini orribili, che peraltro uno mi sta pure puntando. Non venire qua, ti prego. Adesso, tecnicamente, io posso restare in questa casuccia. Don't be shy, search the infinity. Ok, se non sapete cosa significa, significa che non essere timido, cerca l'infinito. Ma cosa vuol dire? Cioè, a cosa si riferisce? Cioè, nel senso, non capisco a cos'è che è rivolto. Cioè, cos'è l'infinito per lui? E poi, prima di tutto, chi ha scritto questo libro? E poi, a cosa si riferisce per infinito? E infinito è stato il viaggio che ho fatto in questa foresta oscura e misteriosa. Il mio scherzo. No, 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 no. Devo uscire, devo uscire, devo uscire. No, no. E tutto ad un tratto ho trovato questo posto che era bloccato da una barriera. Ok, questa struttura molto grande, nel caso, se vi piace questa serie, ovviamente la continuiamo nel prossimo episodio, perché potrebbe essere anche una serie questa qua. Se vedo che vi piace tanto tanto, però. Quindi ovviamente lasciate un sacco di like e iscrivetevi al canale per continuare alla prossima avventura.